Chiamanti c'è una leggera deviazione, consigli con lo sguardo, spinge il pallone fuori dalla sua porta. Il primo tempo non propone altre situazioni di particolare pericolo, se non un destro di Morale sparato da Cucci. Nella ripresa inizia molto meglio l'Atalanta, che sorprende il Bologna sul piano dell'intensità. Qui Denis, lo scambio con Livaia, l'argentino va al cross, corto ancora per il croato, destro respinto da Cucci, poi libera la difesa rossoblù, ma in difficoltà il Bologna, gioca molto meglio l'Atalanta su ritmi più alti. Giorgi per Brivio, gran sinistro, ancora Cucci, alza in corner, sull'antuono sente che è il momento buono per la sua squadra per cercare di sbloccare il risultato, arriva il cross di Brivio, c'è la deviazione di Cucci su Giorgi che non può fallire, il colpo dell'1-0, prima rete con la maglia dell'Atalanta per Giorgi, terza in questo campionato dopo le due segnate con il Palermo nella prima parte della stagione. Buona discesa di Brivio, non c'è copertura su Giorgi che riesce a colpire dopo la deviazione di Cucci. Il Bologna subisce il colpo, rischia anche lo 0-2 col colpo di testa di Denis, è centrale la parata di Cucci, poi Denis subisce anche un colpo al capo. Un po' di cambi, entra Cristodoulopoulos tra gli altri nel Bologna, ma c'è sempre Diamanti, c'è sempre Gilardino che non sbaglia mai da quella posizione, vince il rimpallo sull'intervento rivedibile di Lucchini e segna la sua 13ª rete in questo campionato, fondamentale per avvicinare ulteriormente il Bologna alla salvezza. C'è anche l'argentino Parra in campo per Livaia nel finale. Maxi Morales chiama a un'altra parata non facile, Cucci. Il Bologna si ripropone in avanti sempre con Gilardino e Diamanti.